Benvenuti e benvenuti in questo nuovo video. Buonasera a tutti. O buonanotte, insomma, magari qualcuno adesso già va a dormire. Commento diurno, diurno, commento di oggi sulla partita tra Matteo Berrettini e Davide Vicifolino. La spunta alla fine Matteo Berrettini in 5-7. Partita che si è rivelata più difficile di quanto io potessi pensare. Partita che sicuramente riservava insidie più di quanto me ne aspettassi, perché comunque Davide Vicifolino è un giocatore da terra, lo confermano anche i risultati. Davide Vicifolino sulla terra è uno di, ma gli spagnoli sulla terra sono senza dubbio la nazione più forte storicamente. Nadal 14 Roland Garros, 63 titoli per dirne una. Comunque sì, si conferma, cioè Ruud su Dani. Fognina sulla terra è uno dei giocatori, è un giocatore top. Nel senso che la classifica, io vi dico sempre di, dei ranking, di guardarli con un certo occhio, nel senso che il ranking è falso alle volte. Per dire, non lo so, Medvedev sull'erba e sulla terra non è minimamente tra i 10. Sul cemento è tra i 3, secondo me. Allora, partita che hai riservato consigli di quanto mi aspettassi. Primo set in cui Berrettini ha giocato molto male, in realtà il primo set e mezzo. Diciamo che Fognina è un po' schiavo delle sue emozioni, perché Fognina, nel senso, stava dominando letteralmente Berrettini, poi si è fatto breccare la Berrettini, come dicevo anche nello scorso video, nello scorso post partita. Il vantaggio di avere un servizio così potente, sì, Berrettini è un movimento mediocre, ovviamente, anche calcolato per l'altezza. Ovviamente è normalissimo, però il vantaggio di avere un servizio così potente è che tu puoi anche stare giocando molto male, ma ti viene a galla col servizio, perché ti dei missili da 210 km/h, 200 km/h, li tiri agli angoli e per l'avversario o praticamente anticipa la risposta o è semi impossibile, o comunque parti il punto con 3 metri di svantaggio, il che per chi gioca a tennis, ma anche per chi solo vede il tennis, può tranquillamente capire che è una cosa sicuramente molto difficile vincere un punto con 3 metri fuori dal campo con l'avversario che può già praticamente fare un colpo definitivo in uscita dal servizio. Poi riesce a vincere il secondo set al tie, perché da lì si sblocca la partita, che comunque inizia a giocare un po' meglio, ma questo Berrettini non è, almeno io Ruud l'ho visto giocare a spezzone contro Mutet, ma diciamo che Mutet, Ruud contro Mutetta come posso dire, doveva chiudere in tre. Mutetta non è assolutamente, a mio avviso, un giocatore da quarto turno, sì, fantasista, quello che vi pare, ok, ma Mutetta non è proprio il fenomeno del turno. Al tag della Gilusa stava rischiando, non è vero, in realtà, Ruud più o meno si era avuto il controllo. Nel terzo set si è fatto scivolare via il set, ma l'avrebbe potuta chiudere in due. Diciamo che se Ruud gioca come ha giocato l'ultimo set con Pollo, sì, ok, era sfinito fisicamente, però comunque aveva giocato una partita alla pari. Contro questo Berrettini, Ruud parte avanti, per me è una partita equilibrata. Lo so che Ruud è un giocatore da terra, Ruud su terra, non so, è almeno tra i primi 5-6 giocatori al mondo. Nadal, Djokovic, Alcaraz, ce lo metto, che ha vinto molto. Zverev, Tsitsipas e lui. Questi sono i più forti sulla terra, penso. Ma comunque Ruud è un giocatore di quelli che è molto consistente. È un giocatore che i risultati te li fa. Non è un fisicamente a posto. Pure Sinner e Berrettini, i nostri azzurri, fanno risultati, ma purtroppo fisicamente c'è, male. Male nel senso, troppi infortuni. Una volta le vesciche, una volta quello e quell'altro, si dice che dovevano stare tra i primi 5 al mondo, ma alla fine sono, Berrettini è tipo quindicesimo e Sinner è tipo tredicesimo, una roba del genere. Comunque il live ranking cambierà, perché se fai quarti di finale per forza fai sali, calcolando anche che Djokovic perderà 6 o 7 posizioni probabilmente, e tutto ciò. Allora, oggi Berrettini, poi Berrettini al quarto set, pensavo che l'avrebbe vinto. Non ce l'ha fatta e Fognina è riuscito in qualche maniera ad arrivare al quinto. Poi purtroppo si è infortunato Fognina, ma non penso che avrebbe cambiato le sorti del match, perché il break l'aveva subito prima che si infortunasse, se non vado errando.
Quindi questo è Berrettini accede agli ottavi, comunque avere due italiani ai quarti, scusatemi, avere due italiani tra i primi otto a New York non sarebbe male. Questa volta stranamente con avversari abbordabili potenzialmente, cioè Rud sul cemento è abbordabile per Matteo, non è un Djokovic e Alcaraz, se Sinner arriva ai quarti Alcaraz ci arriva. Alcaraz è abbordabile, Sinner sono giocatori di pari livello più o meno. E Sinner ha anche il vantaggio di scontri diretti, 3-2, no, 2-1, 2-1. Dicono due pari, ma in realtà sì, in realtà Alcaraz e Sinner si sono sfidati anche a livello juniores. Grazie a tutti la visione, iscrivetevi al canale perché dobbiamo salire, forza, forza, like, condividete il video.